Quello che vedete qui davanti a voi, Maria e il bambino, c'è tutta la storia della salvezza. C'è l'Antico Testamento che sta dietro Maria. Maria è stata formata nell'Antico Testamento. Tutto quello che sta scritto nella Bibbia è essenziale per capire chi siamo noi, qual è la nostra storia. Se non capiamo la Bibbia, non abbiamo capito niente. Quindi la maggior parte delle persone, compresi i cristiani, non capiscono niente di quello che essi veramente sono. Allora, tutto l'Antico Testamento ha formato Maria, perché l'uomo è stato rovinato dal peccato di Adamo, creato a immagine e somiglianza di Dio. Questo bambino non è semplicemente all'immagine e somiglianza di Dio, è l'immagine e l'uguaglianza con Dio, è Dio, è proprio Lui. Questa è la differenza. Adamo era uomo, lui è Dio che si fa uomo. Adamo era uomo che ha ricevuto la dignità di essere figlio di Dio. Allora, proprio per questa differenza è venuto fuori la debolezza di Adamo, il quale si è reso conto della grande potenza che aveva, della grande dignità di essere il re della terra, però non è riuscito a capire che questa dignità e potenza gli erano state delegate da Dio, che gli venivano da Dio. È come se lo occhialone là che si vede, che manda sta luce, qui abbiamo sta luce, l'occhiale lì, di vetro, non può dire la luce la mando io, ma che te mandi tu? La luce passa attraverso te e viene qua, ma non sei tu che produci la luce. E così è l'uomo. L'uomo si è creduto che era lui che produceva la luce, la potenza, la bellezza. Lui non la produce, lui la riceve e la manifesta, e attraverso di lui, quindi attraverso il vetro. Quindi noi potevamo essere come un vetro, attraverso il quale Dio manifesta se stesso. Allora, l'uomo non è stato capace di capire questo. E che cosa è accaduto? Si è perduto tutto. Dio non gli ha dato più niente, perché lui si è impossessato delle cose che non erano sue. Dice, ma allora perché l'ha creato? E l'ha creato perché c'era in mente che avrebbe mandato il figlio, che non è a immagine, come ho detto, e a sua somiglianza, ma è l'immagine perfetta, come ha detto Giovanni nel Vangelo colletto, e l'uguaglianza con Dio. Questo bambino, vedere questo bambino e vedere Dio, Padre, è la stessa cosa, perché attraverso questa umanità si manifesta la presenza di Dio in mezzo a noi. Perché il figlio tutto riceve dal Padre. E lui non è questo cretino che era Adamo, perché riconosce che tutto quello che ha glielo dà il Padre e che non viene da lui. Dice, ma sei Dio? Sì, l'essere Dio lo ricevo da mio padre, perché se mio padre non me lo dà, io non ce l'ho. Tutto questo. Questa è l'obbedienza, è fare la volontà del padre, è quello che l'uomo non riesce a capire. C'è una testa così dura, così tosta, così imbevuta dalla tentazione di Satana che gli ha detto puoi fare da te, non lo vedi quanto sei bello, quanto sei forte? Non lo vedi che sei re della terra? Dio è re del cielo e tu sei re della terra. Questo è il peccato originale è questo. È il peccato che fanno i nostri i parlamentari e i senatori, il governo poi in maniera particolare, i quali dicono la stessa cosa. Sotto la spinta di Satana noi siamo governati da uomini che forse sono pure cristiani, non tutti, ma qualcuno c'è, quelli. Però non capiscono
che le leggi le dà Dio, non le danno loro. È l'albero della conoscenza del bene e del male. Dio gli ha detto: non mangiare i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché non sei tu quello che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male. Invece noi abbiamo un governo che dice: noi sappiamo quello che è bene e quello che è male. Quello che diciamo noi è bene, quello che noi neghiamo, quello lì è male. Non è vero, perché questo lo fa Dio, solo e unicamente Dio. È un guaio che ci abbiamo questa Costituzione italiana, io non ho potuto mai sopportare, che comincia male, quando dice che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Ma il Dio che è il lavoro? Allora adoro il lavoro, adoriamo il lavoro, è fondata sul lavoro. No, siamo fondati su Dio, non sul lavoro. Lavoro, lavoro oltretutto è la pena per il peccato che ha commesso Adamo. Se noi dobbiamo lavorare è per colpa sua, perché in realtà non dovevamo lavorare, perché avevamo la potenza della parola. Adesso la potenza della parola se n'è andata, e allora bisogna lavorare, senza che vada a leggere quando Dio dopo il peccato dice ad Adamo: adesso va a lavorare, va a zappare. Se vuoi campare, devi lavorare, mangerai col sudore della fronte. Se non avessi peccato, non ci avrei bisogno, perché la tua potenza stava nella tua parola, come la mia. Lui, avete sentito, al principio, in principio era il verbo, verbo significa parola. Lui è la parola del Padre, è il pensiero e la parola del Padre. Lui, sto bambino, è il pensiero e la parola del Padre. E lui ha fatto sempre la volontà del Padre suo, sempre, compreso quello di andare a morire. Lui è morto perché il Padre gli ha detto: tu diventi uomo, prendi su di te il peccato del mondo e per tale motivo muori. Io credo che già bambino ci aveva in mente questo pensiero: un giorno dovrò prendere su di me il peccato del mondo. Cosa che ripugnava a lui, e credo che questo pensiero non l'abbia mai abbandonato per tutta la vita. Infatti, se c'è una cosa che Gesù non ha mai fatto, è stata quella di ridere. Mai, non ha mai riso, c'è poco da ridere. Lui ha pianto, sì, era sempre tranquillo, fiducioso nel Padre, nell'amore del Padre, però mai una risata. Quel volto non riderà mai, non può ridere uno che sa quello che dovrà fare, perché lui è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Un giorno lo dovrà fare, perché il giorno in cui lo farà accadrà dentro di lui una tempesta inaudita che non possiamo immaginare, nessuno lo può immaginare. Lui sarà dilaniato dal peccato, dalla morte e da Satana. È come se l'inferno fosse entrato dentro di lui. Questo è venuto a fare. E lo farà nell'ultimo istante della sua vita. Perché quando fa quello è finita la sua missione. Se non facesse quello, non ha fatto niente. Tutta la vita di Gesù è stato un divertimento. Per lui no, detto lui non rideva, non si divertiva, mai. Anche quando l'hanno accolto in maniera trionfale a Gerusalemme, tutti a fa festa, perché avevano capito che quel Gesù era il Messia, il Salvatore del mondo, alla tutti a fa festa, lui più serio del solito, non prendeva parte a questo testo. Non è questo che sono venuto a fare, è ben altro, è la volontà del Padre mio, non questo. E difatti non ci dà nessuna importanza. Uno si crede che lo sa che sta a fare, ma se capisce, allora si rende conto che è tutto fasullo, quello lì è una cosa fasulla, non porta niente. E che cos'è che porta? Quello che porta pesa, quello che porta è il sudore della fronte,
e la sofferenza di prendere il peccato. Allora appena vi ricordo quando e come ha preso il peccato sopra di sé e quindi come è morto, perché sennò come faceva a morire? Un'idea in testa, il figlio di Dio non può morire. Adamo quando era figlio di Dio non poteva morire, poi ha perduto, essere figlio di Dio, allora è morto, allora non può campare, quello è certo, è mortale. Lui non commette peccati, quindi non può morire, però prende i peccati nostri, allora viene a morire per noi, ma a morire per noi che significa? Non significa che io sto qua, meglio, io sto qui e lui sta là, e lui muore per me. Dice, vedi, io muoio per te. Vabbè, ma che hai fatto a me? Tu sei morto e a me? Che me ne viene? Niente. Se tu te muori, a me non me ne viene niente. Potevi farne pure a meno, potevi anche non morire. Per quello che mi hai fatto, niente. E allora, come mai il suo morire dà a me la vita? Ci deve stare un motivo, una ragione ci deve stare. Perché tutto quello che facciamo e diciamo non ci fa capire niente, compreso il credo, dove stanno tutte le verità che un cristiano deve riconoscere per essere tale. Però sto credo è stato fatto tanti secoli fa, quando le cose che sto a dire adesso non si erano capite. Manco Agostino l'aveva capite, Sant'Agostino, grande dottore della Chiesa, un genio vero, però questo allora non era tempo che capisse, non era maturo sto frutto. Perché la Bibbia produce sempre frutti in tutte le generazioni e ci deve stare chi raccoglie questi frutti, non che li lasci sull'albero. Quindi io non faccio un lavoro sbagliato, il lavoro che faccio io è serio, è vero, io raccolgo i frutti che stanno maturando sull'albero della croce dove Gesù muore, il senso. Allora nel credo che diciamo che fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Detto così, che cosa sembra? Sembra che lui sia morto perché è stato crocifisso. Se non mi spieghi, perché crocifisso, morto, la conseguenza. E invece non è vero, lui non è morto perché è stato crocifisso. Poteva pure soffrire il doppio, il triplo di quello che l'hanno fatto soffrire e non morire uguale. Perché? Perché il figlio di Dio non può morire. Ma non l'hanno detto sotto la croce i giudei che capivano più di noi certe cose, loro le capiscono più di noi. Gli hanno detto, ma se sei veramente il figlio di Dio, come dici, scendi dalla croce e noi ti seguiremo. Non ci abbiamo nessuna difficoltà. Però dimostra di essere figlio di Dio, cioè non morire. Se muori, non sei figlio di Dio. Abbiamo ragione noi che ti abbiamo condannato a morte come bestemmiatore. Perché sei uomo e ti sei fatto figlio di Dio. E in verità, a un certo punto, sulla croce, Dio è diventato diverso da questo bambino, perché questo bambino, come ho detto, ha due nature, la natura umana e la natura divina, è figlio dell'uomo e figlio di Dio. Quando sta sulla croce, verso la fine, lui abbandona la natura divina, se la toglie e rimane solo con la natura umana, perché se è figlio di Dio non può morire, ci hanno ragione quelli. Però nessuno capiva il ragionamento che bisogna fare appresso, cioè come lui si libera dalla natura divina. Dice, ma perché se ne libera? Sì, dice, che fa? Dice una parola, dice una frase. E quale frase ha detto? Ha detto, rivolgendosi al Padre, quando è venuto il momento, nelle tue mani, Signore, io affido il mio spirito. Nelle tue mani, Signore, io affido il mio spirito. Padre, prenditi la mia natura divina, perché per fare quello che tu mi hai chiesto, io non la posso conservare, almeno per un momento la devo perdere. E se non la perdo, quello che tu mi dici
non lo posso fare, e il padre lo sa. E allora gli prende la natura divina. E lui rimane inchiodato sulla croce come uomo e basta, non come Dio. Questo nessuno l'ha capito. E quando succede? Quando dice sta frase, per capire questa frase, e ci sono voluti tutta la vita, perché l'ho capito solo mo, tu pensa un po', tutta la vita, sta frase, a che posto deve stare? Al centro delle sette parole che Gesù ha detto, tre stanno prima e tre stanno dopo, e questa è la frase principale. Se non capisco questa frase, non capisco niente, io non ci raccapezzo più. Con questa frase mi risolvo tutti i problemi. E perché? Perché detta questa frase, lui può dire al padre, padre sono pronto a prendere su di me il peccato del mondo. E lo dice con una parola sibillina, dal doppio significato, ho sete. I soldati sanno che i crocifissi soffrono la sete, allora gli bagnano le labbra con la spugna, ma non è per questo che ha detto sete. O sete l'ha detto al padre, gli ha detto padre sono pronto a fare quello che ieri sera nel Getsemani non volevo fare, ci ho sofferto l'agonia di 3 ore, adesso siccome tu lo vuoi, anche se la cosa mi ripugna, sono pronto a fare la tua volontà. E allora quando dice questa frase sizio, mentre i soldati gli danno da bere, il padre gli fa bere il calice dell'ira divina, per cui tutti i dolori e tutti i peccati del mondo si concentrano sopra quel poveraccio, sopra Gesù, povero Gesù. Caro bambino mio, lui lo sa, ma insomma, glielo voglio dire, ti attende una brutta sorte. È così pieno di peccato che praticamente è come se fosse diventato l'inferno il suo cuore. Dentro di lui ci sta il peccato, la morte e Satana, tutto. Non so se riuscite a rendervi conto come il figlio di Dio diventa così peccatore che a un certo punto non ne può più e urla, e perciò urlo pure io, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Abbandonato, io ho detto io, sta scritto là, l'ha detto lui, è stato abbandonato, buttato via, via, lontano da me, maledetto. Oh. Dio padre che dice al figlio, via, lontano da me, maledetto, e quello soffre da spezzare il cuore. Ma perché ha fatto questo? Perché se non fa questo, noi non possiamo essere salvi. Quindi non è che lui è morto da una parte, noi stiamo da un'altra a vedere, lui muore, cioè, beh, mo che è successo? Mo che si è morto? Ma chi te l'ha fatto fa? No, lui non poteva morire, questo bisogna capire bene. Lui non poteva morire, prende la mia morte, la nostra morte su di sé, e la fa sua, e a me mi dà la vita sua. Quindi se io vivrò, se io ho la vita dentro di me, lo devo a lui, a questo agnello immolato, che in quel momento ha fatto quello che vi ho spiegato. In tutto quanto tempo sarà stato maledetto? Io ho pensato a occhi e croce una 10 minuti, 5 minuti dopo che ha detto sede e 5 minuti dopo che si è lamentato. Poi dopo finisce, perché questo strazio, lo strazio di un Dio, anche se dura poco, anche se fosse durato di meno, è eterno. Non è come lo strazio mio o vostro, che è nel tempo. Quindi è una cosetta che comincia e finisce e non se ne parla più. Quello è eterno. È da tutta l'eternità. Per questo Dio ha creato, perché fin da principio sapeva che ci sarebbe stato tuo figlio, altrimenti non creava per niente. E questo vale fino alla fine del mondo. Allora, quando lui
ha fatto quello che doveva fare, dice l'ultima parola, consumatum est, tutto è compiuto, ho fatto tutto, sono stato obbediente fino alla morte, ma non alla morte di croce, perché si dice alla morte di croce, per cui credi che è stata la croce che l'ha fatto morire, non è fino alla morte di croce, fino alla morte di essere cacciato dal padre mio mi ha respinto, mi ha detto maledetto, 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 sono diventato il peccato, non un peccato di uno, ma di tutti, e di sempre, una cosa ripugnante, schifosa. Ti aspetta una brutta avventura, figlio mio. Poi Giovanni mi racconta, perché tutte queste cose lo capite con Giovanni, se no, mo le capivo. A forza di studiare Giovanni, riflettere su Giovanni, su quello che ha scritto. Detto questo, finato il capo, spirò. Adesso esce lo spirito. Quale spirito? Lo spirito umano. Quello divino era uscito prima, quello umano esce dopo. Quando? Adesso può morire, perché si è caricato dei nostri peccati e viene sepolto. Nessuno ha capito niente, perché in realtà io ho studiato i libri della teologia, nessuno ha capito bene. E quello che avrebbe illuminato la nostra mente l'hanno dovuto travisare, non che l'hanno fatto apposta, che non capivano come funzionava. Allora, lo sapete tutti che il sacerdote normalmente dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e questo che l'ha mai fatto Dio, no, toglie che significa? Se una cosa sta qua, io la tolgo, la metto da un'altra parte. Vabbè, ma a te che ti è successo? Niente. Ho allungato il braccio e l'ho spostata. Questo a me non mi fa niente, a me non mi dà la vita. Tu la morte non ce l'hai, ma io manco c'ho la vita però. Tu non hai tolto da una parte e messa un'altra, tu hai preso e messo dentro di te, fatto tuo, l'hai incorporato dentro di te. E per questo motivo muori. E come muori? Come uomo? No come Dio. Come Dio un po' morì, ma abbiamo detto che l'ha levata la natura divina. Se non capisci questo, che lui ha tolto la natura divina per quel momento là. È logico che ti ripugna dire che è morto. Sembra morto, diciamo, però non è morto, è vivo, se è figlio di Dio. Insomma, è un po' un busilis. Ma come l'ho spiegato, è logico, è la cosa più logica. Allora, chinato il capo, spirò, lo tolgono dalla croce e lo seppelliscono. Io prima vi dicevo, poi non l'ho detto più, ma non lo dico più, che quando è stato avvolto nella sindone e messo nel sepolcro, ha combattuto contro la morte, non è vero, perché già l'ha combattuto prima, aveva già vinto prima. Quando è stato sepolto lì, si è riposato. Il sabato, per gli ebrei che cos'era? Il giorno del riposo. Lui è stato sepolto la sera del venerdì. Quindi è stato tutto il sabato dentro a riposare. Avete capito che non è che lì ha combattuto contro la morte, non ha combattuto niente, aveva già vinto. E perché ha riposato? Perché il sabato ricorda l'Antico Testamento, l'Antica Alleanza. E allora non si trova mettere insieme l'Antica Alleanza e la Nuova Alleanza, perché una aveva fatto una cosa, l'altra ne fa un'altra. Io ho cominciato col dire che prima di Maria qui c'è l'antica alleanza che forma Maria, poi viene Gesù e lui dà inizio alla nuova ed eterna alleanza. Allora queste due alleanze devono rimanere separate, non attaccate, non frammischiate, sono due cose completamente diverse. Con l'alleanza antica si è formata Maria, per cui il figlio di Dio è venuto sulla terra. Con l'alleanza nuova noi siamo riscattati dal peccato attraverso i sacramenti, noi diventiamo figli di Dio. La Chiesa è la sposa del Cristo,
tutto dipende dalla nuova alleanza. Allora, il giorno dopo, il sabato, che gli ebrei chiamavano primo giorno, è diventato domenica, oggi. Ma domenica che significa? Dominus significa Signore, Dominicus è un aggettivo, del Signore. Allora, oggi è il giorno del Signore. Il sabato per gli ebrei è il giorno del riposo, che devono dedicare a Dio per la formazione di Maria. La domenica è il giorno del Signore, della resurrezione. Al mattino del primo giorno dopo il sabato, al sorgere del sole, perché Gesù è il sole, la luce, lui risorge. Ma non vi spiego tutto perché se non finisco più. Però almeno le cose principali ve l'ho detto, lui risorge. E la domenica è il giorno nostro, il giorno del cristiano. Noi dobbiamo andare a messa di domenica, soprattutto, perché questo appartiene al nostro Signore. Il sabato invece è per gli ebrei, e gli ebrei ci tengono al sabato e fanno il giorno di riposo. Loro di sabato non fanno da mangiare, non so se lo sapete, lo preparano venerdì. I ristoranti ebrei stanno chiusi, se andate a Gerusalemme, di sabato nei ristoranti ebrei non si mangia. I loro aerei di sabato non volano, dice, ma ci rimettono, e che gliene importa? Loro di sabato non volano, stanno fermi. I cristiani che dovrebbero fare? Partecipare all'Eucaristia? De corsa partecipano all'Eucaristia di domenica. Voi ci rivedi. Che significa? Che capiscono niente. E hanno capito niente. Secondo me non sono colpevoli tanto, però sempre che non fanno. Perché? Perché non lo sanno. Se non gli è stato spiegato, ma come fanno questi poveretti a capire le cose che sto dicendo? Ma chi le capisce? Te le dicono, non lo dicono da nessuna parte. E allora tu le cose le fai, ma senza capire, poi te stupi, le fai un giorno, due, tre, quattro, poi te le dici, ma lasciamo perdere, non stiamo a perdere tempo. Non stiamo a perdere tempo. Noi stiamo a salvare il mondo, perché non è solo Cristo che salva il mondo, è Cristo e la Chiesa e la sua sposa. Perché lui, tutto quello che ha fatto e che ho descritto, l'ha messo nelle nostre mani. Io sull'altare che cosa vado a fare? A rifare quello che lui ha fatto, sia nell'istituzione dell'Eucaristia, sia morendo sulla croce. E allora dico, quando consacro il pane, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, corpo. Non sono io. Io prima pensavo che sono io. No, non sono io. È il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dio non si può offrire in sacrificio, che fa? Si ammazza. Che fa? Sacrificio significa morire, non si scappa. Che si ammazza? No. L'uomo sì. Dopo che quello che vi ho spiegato, allora capite, quello è il corpo di Gesù. E nel calice il sangue. È quello che poi sta nella sindone. Cosa vedo nella sindone? Il corpo e il sangue. E lui offerto, morto. Quindi è importantissima la sindone. Se i cristiani la sindone non la capiscono, ma pure i cardinali non la capiscono, addirittura dicono che è un pezzo di straccio, qualcuno ha detto, insomma, il cardinale Balestrero di Torino dice che non c'è nessun valore, non ha capito niente, eppure ha scritto dei libri bellissimi di meditazione. Però non capisce questo, che capita, ecco il corpo, è quello, lì non sta a combattere contro nessuno. Sta riposando, perché ha già combattuto e vinto. Sta riposando in attesa che sorga il sole della domenica, cioè del giorno del Signore. Dominicus significa del Signore. Signore in latino è dominus. Dominicus è l'aggettivo che appartiene al Signore, è il giorno del Signore. Ricordatevi, io ve l'ho spiegato, ve l'ho detto. Tutti cercate di capirlo come ho cercato di capirlo io, ma con l'aiuto vostro però, perché se non fossi stato qui, io penso che ne avrei capito. No, non potevo capire, impossibile, perché i predici hanno tante cose da fare. Devono
avere le squadre di pallone, devono avere gli oratori, devono avere le attività teatrali, li devono far giocare, grandi e piccoli, devono averci le associazioni, saranno cose buone, ma se non sai questo, non hai fatto niente, niente. È come se Gesù fosse venuto sulla terra e non avesse preso su di sé il peccato del mondo. Sì, ma scusi, ma che sei venuto a fare? A piaria, no? A vedere come stavamo? No, che sei venuto a fare? È venuto per dare la sua vita per noi, ma non in seguito alle torture della passione, come sembra che dice il credo, no, perché ha preso su di sé la nostra morte, il nostro peccato. Avete capito? Mi sono spolmonato, spero che abbiate capito qualche cosa. In piedi, eh? L'ho fatto soffrire, in piedi. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente. Abbiamo sottratto il mondo.